Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio oramai da molto tempo, ogni mattina lungo il tragitto che mi vede andare verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio, una piccola azienda informatica a Siracusa, e dal 1999 mi occupo di dare servizi a valore aggiunto ai miei clienti. Diciamo che 1999, intanto auguri di buon nuovo anno, allora, intanto buon inizio di settimana, oggi è lunedì 2 gennaio 2023, buon nuovo anno 2023 che si apre con tutti gli auspici possibili e immaginabili per un futuro migliore che sia a singola persona ma anche a nuclei familiari, fino ad arrivare alla nostra comunità chiamata Siracusa. Dicevo, quando nel 1999 ho deciso di diventare un piccolo imprenditore, perché sono passato dall'essere un dipendente di una nota all'epoca catena informatica, decisi di avventurarmi in questa nuova esperienza, un salto nel vuoto. All'epoca si vendevano computer, all'epoca c'era Bill Gates con il suo motto un computer in ogni casa, fece anche diversi libri su questo. Oggi non solo c'è un computer in ogni casa, ma c'è un dispositivo informatico più o meno tecnologico in ogni stanza, anche nel bagno. Basti pensare alla domotica, basti pensare all'intelligenza delle cose, Internet of Things, in auto, mentre camminiamo, gli orologi, i contapassi, questa roba qui. Quindi oramai la tecnologia è sicuramente entrata a gamba tesa ovunque. Qual è il futuro? Probabilmente ci sarà, dopo un paio di tentativi di scatto in avanti, ci sarà l'anno 2023, dovrebbe essere l'anno di transizione per il passaggio al famoso, forse anche troppo chiacchierato, metaverso. Sapete tutti che Facebook un paio di anni fa tra virgolette scomparsa, ma è rinata in Meta. Facebook ha fatto un passo indietro di secondo livello, adesso è diventato una diramazione di Meta. Meta dovrebbe essere quel grande contenitore che dovrebbe portare le piazze virtuali dal 2D attuale, che possa essere Facebook piuttosto che altri social, a un 3D che dovrebbe essere quello della realtà virtuale, che condita con della realtà aumentata dovrebbe essere il futuro. Io un paio di anni fa auspicavo anche in questa città un esperimento che probabilmente quest'anno proveremo a rendere realtà, un esperimento nulla di innovativo, perché ci sono stati degli ulteriori esperimenti di realizzazione di un progetto di realtà virtuale con anche realtà aumentata annesso, che riguarda la nostra città. Ci stiamo lavorando lentamente, ma quest'anno dovrebbe essere l'anno buono per... vedremo, perché questo sarà uno dei grandi progetti legati alle prossime attività, anche tra virgolette politiche, in questa città. Spero, auspico, possono avere in nuovi amministratori. Abbiamo concluso lo scorso anno con tutta una serie di polemiche, quest'anno dovrà essere un anno costruttivo nel non attaccare, bensì nel cercare di essere nuovamente propositivi, anche se qualcuno mi ha detto che essere propositivi in questa amministrazione è inutile. Io l'ho visto sulla mia pelle che è così, però come ho detto sempre, come un Don Chisciotte cerco di combattere contro i mulini a vento. Il 2022, come ho scritto ieri in un post apposito sul mio blog, è stato l'anno nero della pubblica amministrazione in questa città. Mai ci sono stati tanti e tali affidamenti diretti senza nessun tipo di bando pubblico. Il futuro dovrà cambiare, tutto ciò dovrà non essere più consentito. Io sosterrò tutti quei prossimi amministratori comunali che scriveranno nero su bianco che ogni tipo di attività verrà espletata a seguito di manifestazioni di interesse pubblico. Si dovrà ritornare a parlare davvero di bene comune, non come hanno fatto questi qui riempiendosi la bocca. Bene comune dovrà essere una gestione condivisa, dando alle associazioni varie opportunità di poter partecipare, magari nati, magari da sole, a dei progetti e non affidamenti diretti, dove non è altro che un mero spartiacque
garantissi una cifra che non è altro che dire ti do questo e tu te lo prendi, senza nessun tipo di concorrenza, senza nessun tipo di poi reale sviluppo verso le persone, che poi alla fine le persone sono i cittadini, sono quelli danneggiati, perché io vorrei ricordare che in questa città nel 2022 di fatto non ci sono stati buoni spesa. Vorrei ricordare che nel 2022, dopo che io ho rotto le scatole per 3 mesi alla parte finale, i voucher minori è partito in maniera molto 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 grossolana. Io ho dovuto dire di no a centinaia di famiglie che vedevano nei nostri progetti un'occasione di sviluppo, di conoscenza per i propri figli, e in realtà alla fine abbiamo dovuto dire di no perché le politiche sociali come Siracusa non ci hanno risposto con email, dove, e anche alla PEC, dove noi chiedevamo delle spiegazioni, davamo un'integrazione e chiedevamo l'ok a proseguire. Ovviamente io ho dovuto fermare tutto perché già con la mia sfera di cristallo vedevo un contenzioso, e io non ho nessun tempo da perdere con contenziosi col comune di Siracusa, perché non me ne può fregare di meno. Un'attività che noi facevamo gratuitamente alla fine, perché il costo del materiale era probabilmente anche superiore, tant'è che saremmo dovuti ricorrere a delle raccolte fondi straordinarie. Il costo del materiale che noi davamo, compreso del tempo dei nostri volontari, sarebbe stato sicuramente superiore alle 80 euro del voucher per quanto riguarda i progetti tecnologici, mentre i voucher che sarebbero stati dovuti spendere in attività sportiva rientravano praticamente. Però nei progetti tecnologici ovviamente i costi erano decisamente superiori, tant'è che quando ci fu la delibera di giunta per rimodulare, abbassare dai 200 euro agli 80 euro, io presi qualche giorno di tempo, perché insieme alla nostra associazione dovevamo capire se c'erano le possibilità economiche di affrontare una roba del genere. Faccio un esempio su tutti così ci capiamo: non è mica facile trovare delle stampanti multifunzione da donare a fine corso in comodo d'uso gratuito a 80 euro in tutto incluso. Ci sono delle stampantine, ma non hanno magari wifi, non hanno magari la possibilità di fare anche scansioni e fotocopiatrici. Non è tutto così semplice, per cui boh. Noi abbiamo provato comunque a portarlo avanti, va bene, pazienza, facciamo le raccolte fondi, ci usciamo comunque. No, poi se tu mi dici no, ma se voi non andate bene e poi noi non vi paghiamo le fatture, allora no, aspetta un attimo, vai. Io non vengo sicuramente, come ho detto, non vengo da mietere o roba del genere, allora sapete che c'è. Mi fermo, ovviamente faccio tutto pubblicamente, come ho sempre detto io, e basta. Tant'è che le politiche sociali non ci hanno risposto, per cui onde evitare brutte figure con i cittadini abbiamo deciso di fermarci e rivoltare tutto verso le politiche sociali. Spero che abbiate utilizzato i voucher nel migliore dei modi. Io sinceramente, in base a tutto quello che ho sentito dire in questi giorni, molti voucher non l'hanno manco usato, perché era strutturato in modo tale che poi parliamoci chiaro, i bambini, diciamo, da una certa età in poi, minori, già fanno attività sportive specifiche, fanno box, fanno pugilato, fanno calcio. Tu non è che gli puoi dire ah, vatti a iscrivere un'altra attività sportiva, cioè non si può fare roba del genere, piuttosto che corsi di dopo, ho letto anche dopo scuola, bambini già hanno i loro insegnanti che gli fanno dopo scuola, quelli che se lo possono permettere, quelli che non se lo possono permettere lo fanno altrove. Quindi è stato un modo, secondo me, sbagliato. Noi abbiamo presentato dei progetti che erano a norma, però evidentemente questi progetti hanno dato fastidio, evidentemente hanno deciso di cercare di ostacolarci, ma io con tutta tranquillità ho deciso di dire no. Va bene, allora, per concludere, è stato un fine anno per me molto travagliato. Diversi mi hanno detto che continuare a combattere contro questi mulini a vento non ha senso, a meno che non mi schiero, candidature e quant'altro. Ho avuto anche delle discussioni accese nelle chat. Io ho deciso di continuare col mio, come termine, vabbè, non mi sta bene il termine. Continuerò con queste dirette, anche il 2023 mi dovrete sopportare,
si amplierà sicuramente il mio blog, dove all'interno quotidianamente troveranno spazio tutta una serie di altri oggetti interessanti. Sicuramente faremo ulteriori dirette per quanto riguarda l'esplorazione del Labo Produttivo del Comune di Siracusa. In tanti me l'avete chiesto, la diretta a molti ha dato fastidio perché è stata di un'ora. Ho chiesto anche scusa, d'altronde vedete, un'ora ci sono arrivato anche preciso perché sono andato di corsa. È un'ora per 38 pagine. Labo Pretorio, l'ultima decade di dicembre 2022. Davvero, sono dovuto andare di corsa. E tra l'altro, non ho fatto nessun tipo di analisi, perché altrimenti là ci saremmo persi. Ci vorrebbero giorni, ci sarebbero voluti per cercare di capire, interpretare perché è un affidamento diretto a quell'associazione. Magari fare uno storico che è passato gli ultimi 4 anni, 5 anni, per vedere che magari quel nome ogni anno è sempre lì presente. Perché? Punto interrogativo. Qualcuno lo chiama lo voto di scambio, io lo chiamo in un'altra maniera. È un danno arrecato alle associazioni del terzo settore, la mia prima di tutto, perché la mia associazione ha un danno perché non riesce a partecipare a quelle gare dove tra l'altro siamo eccelsi, dove abbiamo le polizze assicurative personali, dove abbiamo la formazione, dove abbiamo tante persone che non si espongono perché non vogliono avere nulla a che vedere con la politica. Io ogni tanto nelle nostre chat, nelle nostre chiacchierate interne, tanti mi dicono noi dobbiamo andare avanti per i fatti nostri, i progetti nostri, da portare avanti con enti di livello superiore, non con Comune di Siracusa, perché io non ci metto la faccia con Comune di Siracusa. Ma perché? È perché poi è questo quello che abbiamo, i risultati che abbiamo. L'altro giorno un signore che credo sia di Macerata è venuto in ferie a Siracusa, ha fatto un post molto accarato sul gruppo Siracusa. Io gli ho risposto cercando di promettergli, sperando che la prossima amministrazione sia migliore, perché tutto dovrà cambiare, dalla spazzatura, e noi abbiamo una città sporca, perché che se ne possa dire, abbiamo una differenziata che ferma il palo a 49-50%. Abbiamo una città all'abbandono totale, cigli delle strade in pessime condizioni, deiezioni canine ovunque, e qua manca la politica, manca probabilmente l'attuale assessore, è stato incapace di riuscire a prendere in mano, ci vorranno altre persone capaci di gestire una cosa importante come la pulizia delle strade, come, cioè, questa strada, in questa città io non so da quanto tempo le strade non vengono ramazzate manualmente, ogni tanto si vede passare la spazzatrice, ma io non vedo le persone con la scopa e ramazza, eppure è presente nel capitolato speciale d'appalto. Ci sarà un motivo, ci sarà una mancanza di volontà politica nel far applicare l'appalto, e tutto questo dovrà essere rimesso in discussione. Lo dobbiamo ai nostri cittadini, lo dobbiamo alle nostre future generazioni, su cui il Comitato Artisti Siracusani quest'anno spenderà tantissimo. Organizzeremo tutta una serie di corsi. Il corso per quanto riguarda l'Abo Pretorio del Comune di Siracusa ovviamente non sarà indirizzato ai bambini minori, però tutti quei bambini che magari fanno delle scuole dove si possa studiare delle basi di diritto, delle basi di economia, secondo me sono i soggetti, i portatori di interessi ideali, sono la futura classe dirigente in questa città, non dimentichiamocelo. Studenti delle scienze politiche. Questi sono i nostri soggetti a cui andremo a somministrare tutta una serie di pillole per cercare di spiegare loro cosa è poi nella realtà. Sapete, quando io andavo a scuola, io ho sempre fatto anche, oltre alla teoria della scuola, anche la pratica, perché ho lavorato sin da giovanissimo. Io riuscivo a combinare il mio studiare a scuola con un'attività che portavo avanti presso un negozio di computer di Lentini. Già da 14 anni, all'epoca ero. Sicuramente mio padre non voleva, però lo facevo. Oggi l'impatto, credo, uscendo dalla scuola con il mondo del lavoro reale è devastante. Però se noi a chi magari è appassionato di diritto, di economia, riusciamo a far capire quella differenza tra una delibera e una determina, il perché non si fanno affidamenti previo bando pubblico e si fanno appunto affidamenti diretti, il perché alcune volte un atto non lo capisci, però se poi ti ricolleghi sullo stesso punto dopo un paio di mesi trovi che magari, vabbè, qua entriamo troppo nello specifico, potrei anche essere querelato, per cui vi fermo. Però molte volte tirando i puntini
riesci a capire determinate cose che prima ti ponevi la domanda, ma non riuscivi a capire il perché succedevano determinate cose. Poi col tempo, ovviamente, tutto appare molto, molto più chiaro. Beh, va bene. Per concludere, dicevo, da oggi più che mai vi consiglio di seguire il mio blog. Il mio blog sarà strutturato in maniera molto divisa e separata, in camere stagne diverse, quello lavorativo, quindi effetto e opportunità, lo chiamate così, dove ad esempio ieri ho fatto, secondo me, un interessante nuovo foglio, chiamiamoli così, blog, post, chiamate come volete voi, dove cominceremo a trattare tecnologie della realtà virtuale, della realtà aumentata, dove ci sarà una sezione quotidiana dove per tutti coloro che hanno già dei dispositivi, per chi non ce l'hanno c'è il mio link affiliato, vi consiglio di acquistare tramite quel link un apparecchiatura Oculus, ora la chiamate Meta, chissà perché Meta se l'è comprato, va bene, avrete la possibilità di avere uno sconto, se non ricordo male, su Market di 30 euro, avrete 30 euro voi e 30 euro io, mica male, serviranno questi soldini per comprare i giochi, le applicazioni. Diciamo, ci sarà una rubrica quotidiana dove, in base alle offerte che troverò in giro, le pubblicherò. Quindi ieri ad esempio c'era un gioco che si chiama Drug Bar, ho messo un video molto satirico, ovviamente è un gioco di violento, di picchiaduro all'interno di un bar, un saloon, dove magari qualcuno si è, diciamo, mi viene il termine, ha bevuto troppo e picca gli altri, scusate, ma penso di essermi sia entrato un bacino in bocca. Vabbè, me ne vado a lavorare, buona giornata a tutte e a tutti da Savolusso, ciao e augurone di nuovo.